questa candidatura non sa da fare. Così aveva esordito Napolitano alcuni giorni fa, alcune settimane fa, sostenendo che Monti non si poteva candidare in quanto senatore a vita. Ma dubbio. Perché Monti, allora, per essere nominato primo ministro tecnico dal Presidente della Repubblica, è stato prima nominato senatore a vita? E ancora, sulla base di quale normativa un senatore a vita non potrebbe essere indicato come primo ministro, ma potrebbe invece diventare ed essere candidato alla Presidenza della Repubblica? No, non sto facendo confusione, sto solamente cercando di utilizzare la stessa pietra di paragone, dal momento che Giorgio Napolitano è stato eletto senatore a vita nel 2005 e poi eletto Presidente della Repubblica nel maggio del 2006. Ma facciamo anche qui un po' di chiarezza. Se tecnicamente Monti non può essere candidato come deputato o senatore, per intenderci non può essere indicato nelle liste dei candidati, potrebbe però essere indicato come capo della coalizione o del partito per il posto di primo ministro. E la schiera di corteggiatori e sostenitori è già bella nutrita, bella folta, da Fini a Casini sino a Montezemolo, per poi non parlare, come non parlare del sostegno del PD, piuttosto che di quello di una parte del PDL. Per fare una battuta, ma non troppo, ci sarebbe da chiedersi se insomma ci ritroveremo Monti alla presidenza del Consiglio oppure alla presidenza della Repubblica. E così, fra un Berlusconi che ritorna, un Bersani che vince le primarie e un Monti che con l'annuncio delle dimissioni ora dice di avere le mani libere dal punto di vista politico, l'italico palcoscenico è pronto a cambiare tutto per non cambiare nulla. O se si preferisce, è pronto ad agire in continuità con la dittatura bancaria e finanziaria che ci sta strangolando. E come in Grecia, se anche qui in Italia ci sono tante persone che continuano a sostenere l'opportunità, la necessità di adempiere alle misure che vengono suggerite, indicate dal Fondo Monetario Internazionale, dalle istituzioni europee, Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Consiglio Europeo, è perché si vedono queste misure eseguite fedelmente dai governi e con la risposta che altrimenti sarebbe la fine. Insomma, rispetto a questo, io suggerirei di dare un'occhiata a che cosa ci è stato imposto quest'anno, giusto per il 2012. L'elenco, che ovviamente non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi, ce ne vorrebbero dei punti nell'elenco, dei punti in generale per trattare tutto quello che ci è stato imposto, ecco, l'elenco rende però molto bene l'idea di quelle che sono le vittime di questa guerra, una guerra che viene condotta contro i cittadini. Partiamo dall'IMU, con addizionale regionale e comunale, per poi passare all'addizionale erariale alla tassa automobilistica regionale e all'aumento dell'IVA. Inoltre, a proposito di addizionali, è stata data la possibilità alle regioni di aumentare l'addizionale sull'IRPEF dallo 0,9 all'1,23% e l'addizionale comunale sui rifiuti di 30 centesimi al metro quadrato. E poi sono rincarati i bolli annuali sui conti correnti per le aziende, da 73 a 100 euro, e i pedaggi autostradali su tutta la rete viaria. Inoltre è stata aumentata l'accisa sui carburanti, e mica solo per il terremoto dell'Emilia, e no. Il costo di gasolio, GPL e benzina è stato gravato da numerose accise, balzelli, dal calcolo moltiplicatore dell'IVA e senza contare le accise che paghiamo ad esempio per l'alluvione di Firenze del 1966 piuttosto che quello per la guerra in Etiopia del 1936. Per non parlare poi della riforma delle pensioni, degli esodati, piuttosto che dell'aumento delle tasse per imprese, i negozi e i laboratori si sono visti arrivare un'IMU praticamente raddoppiata e nel 2013 l'imposta sui capannoni dovrebbe aumentare di circa l'80%.
Sono inoltre aumentate le aliquote contributive IMS a carico degli artigiani e dei commercianti e la parte contributiva anche per i liberi professionisti. Ma un altro punto forte, molto esemplificativo, del governo Monti è stata la lotta al pagamento in contanti, che alimenterebbe l'evasione, ci hanno detto. Ma si sono scordati di spiegarci che con i pagamenti in contanti ci sarebbe un'entità particolare a subire il danno: le banche. Infatti, come ha spiegato recentemente Beppe Scienza, le banche guadagnano su tutti i pagamenti eccetto quelli in contanti. Per questo vogliono colpevolizzare chi li usa. Con carte di credito, bancomat, eccetera, scrive Beppe Scienza, lucrano le provvigioni addebitate ai negozianti, le commissioni sui movimenti di conto corrente, gli interessi sino al 24,9% annuo sulle carte di revolving, eccetera. Inoltre, costringono le persone a tenere i soldi sul conto senza corrispondergli praticamente nulla di interesse. Ci dicono, per convincerci che il contante è un reato, che l'Italia è in ritardo rispetto all'Europa nell'abbandono del contante. Sì, ancora una volta ce lo chiede l'Europa, ma non ci dicono invece che in Germania l'80% degli acquisti viene ancora fatto in contanti e che il 10 novembre scorso la banca centrale tedesca ha addirittura organizzato un convegno a difesa del contante. Se i nostri governatori volessero effettivamente colpire l'evasione, il riciclaggio di denaro sporco, i grandi capitali, potrebbero tranquillamente farlo in tempi molto brevi, come ad esempio ha dimostrato la capacità di bloccare immediatamente conti segreti e fondi all'estero di Gheddafi. Perché dunque preferiscono accanirsi contro imprenditori, lavoratori, piccoli risparmiatori, pensionati? Non saremo mica nelle stesse condizioni della Grecia, che ha fatto finta di non conoscere i nomi, anche illustri, in particolar modo di politici, di governo, di opposizione, di partiti vari, nomi che sono stati inseriti nella lista Lagarde dei detentori di grandi conti multimilionari in Svizzera, e ha fatto finta di non conoscerli per non procedere con la dovuta tassazione. E alla fine cosa è successo? Bene, in Grecia è stato arrestato e processato per direttissima il giornalista che ha fatto questi nomi. Tasse, tagli, nuove tasse, nuove balzelli, accise, aumenti, pedaggi autostradali, aumenti dei contributi, aumento dell'età pensionabile, aumento della disoccupazione. Insomma, sarebbero dunque queste le politiche salvifiche, miracolose. Quanta gente si è tolta la vita? Quante attività hanno chiuso? Quante persone sono state ridotte in miseria? Quanti sono rimasti senza lavoro? E qual è l'argomento urgente al centro dell'attenzione dei media e dei politici italiani e non solo? L'argomento che è nevralgico per quello stuolo di illusio, di approfittatori che già si arrabattano per una poltrona o per l'illusione di questa? Le elezioni, sì, le elezioni, come se a febbraio, pare che sia febbraio, cascasse il mondo, finisse il mondo, o se, come se potesse cambiare tutto quanto, semplicemente per una votazione. Scusate, ma su questo punto sono terribilmente tranciante. E anche i vari gruppi, le varie liste, i vari movimenti che ci stanno mettendo l'anima per riuscire a presentarsi non sono riusciti ad imparare la lezione greca e si preparano a combattere questo sistema ad armi impari e soprattutto divisi fra di loro. Divisi fra personalismi, arroccamenti e distinguo di vario genere. Frammentati e ostinati a scontrarsi con un sistema che è potente e assoluto e non può essere scardinato da vecchi modi di fare politica. E lo dico dispiaciuta, certo, ma già proiettata verso le energie sane che scaturiranno dall'ennesima delusione elettorale che ci si presenta dietro l'angolo. Abbiamo bisogno di capire che serve una rivoluzione vera nei metodi e nei contenuti. E ancora, ci ostiniamo a giocare ai personalismi, ai liderismi, a chi detiene la verità in tasca.
Ancora non ci siamo. Avremo bisogno di tempo, ma la rivoluzione comincerà.